Sta per iniziare una nuova importante stagione per il ciclismo. Il commissario tecnico cosa pensa, cosa prevede per il prossimo anno? Gli appuntamenti sono tanti, perché già il 15 partiremo con una nazionale, con una squadra nazionale per il giro in Argentina, Tour de San Luis, poi faremo diverse corse in Italia, ci saranno i giochi europei a giugno, preolimpica il 16 agosto a Rio e naturalmente i campionati del mondo in America, in Virginia, a Richmond. Speriamo di fare bene, sai, quest'anno, o meglio, l'anno scorso, è stato un anno difficile perché il percorso non era adatto ai nostri corridori, non abbiamo fatto granché, però i corridori si sono mossi bene e quindi con questo spirito sono convinto che quest'anno le cose andranno meglio. A proposito di anno passato, quello ultimo è stato l'anno di Nibali, il prossimo, volendo fare qualche nome, volendo azzardare qualche previsione, qualche pronostico, chi vede Cassani in pole position? Sempre Nibali, perché potrebbe rivincere il Tour e non solo. Aru, che arriva da un terzo posto al Giro, un quinto alla Vuelta, ed è un ragazzo molto giovane, quindi dovrebbe crescere. E quindi con l'ambizione di vincere una grande corsa a tappe, non penso quest'anno, perché il Giro d'Italia prevede una cronometro di 60 km, un po' troppi per uno scalatore come Fabio Aru, però è un corridore fortissimo. E poi tutta quella schiera di giovani che con un anno in più e con un po' più di consapevolezza potrebbero raggiungere i traguardi che ci sono mancati negli ultimi anni. Sono anni che non vinciamo una gara importante, una gara monumento. Speriamo quest'anno di raggiungere questo ambito traguardo.